andiamo, e andiamo, e andiamo, e andiamo, e andiamo. Nuvola rossa in aquele di Eres. Nuvola rossa in aquele di Eres. Go Free è pazzesco. Go Free is back. Pecco Bagnaia is back. Pecco Bagnaia vince la sesta prova del moto mondiale. Vince, vince la Ducati in aquella di Eres della Frontera, la sesta prova della moto mondiale. Dopo tante troppe delusioni, dopo tante troppe delusioni, Pecco is back. Nuvola rossa is back in aquella di Eres della Frontera. Una domenica in cui la Ducati di Pecco Bagnaia domina indiscussa la sesta prova della moto mondiale. Tra due settimane di nuovo tutti in pista in quella di Le Mans per la settima prova della moto mondiale, della mondiale dedicata alla MotoGP, la classe regina. Quinto successo in classe regina per il campione del mondo in Moto2. Una stagione partita al di sotto delle possibilità, ma anche delle aspettative, dopo una grande seconda parte di stagione lo scorso anno, che lo aveva anche proiettato alla fine a giocarsi quasi il titolo iridato con Fabio Quartararo, che chiude secondo dopo uno strepitoso, un bellissimo, entusiasmante duello tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, che comunque esce sconfitto sì dal duello con il pilota azzurro, con il pilota della Ducati, ma è una domenica davvero molto importante per lui, perché si riprende la testa solitaria della classifica del moto mondiale a quota 89 punti. I colori azzurri, l'Italia nel moto mondiale, invece grida ancora la felicità, la gioia, perché il terzo gradino del podio è ancora per un'altra moto italiana, l'Aprilia di Aleix Espargaró, che chiude al terzo posto dopo un duello pazzesco per il gradino più basso del podio tra Marc Marquez e Jack Miller. Un duello tra sorpassi e controsorpassi, con Marquez che tira su da quasi terra la moto. Alla fine però Marquez si deve accontentare della quarta piazza. Quinto posto per Jack Miller. È stato un gran premio con pochi sorpassi, con poche emozioni, ma lì davanti Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo hanno fatto un altro sport, hanno fatto il vuoto dietro, e poi quel terzetto con Aleix Espargaró, che si prende il secondo posto in classifica iridata a meno 7 dal campione del mondo in carica Fabio Quartararo, e quindi comunque si proietta un bel duello. Ottavo posto invece per Enea Bastianini, che però si riprende la terza piazza in classifica a quota 69 punti. Una domenica da dimenticare per le Suzuki con Joan Mir, colui che ha trionfato nel moto mondiale nel 2020, che chiude in sesta posizione. Domenica da dimenticare addirittura 19esimo invece Alex Rins, che non prende neanche un punto in quel di Eres della Frontera, nel Gran Premio di casa, nel Gran Premio di Spagna. Però tornando al duello lì davanti, davvero tantissime emozioni. Pole position, giro veloce, vittoria, grande slam, secondo grande slam in carriera dopo quello ottenuto lo scorso anno a metà stagione in Portogallo, in quel di Algarve a Portimão, per Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia is back, nuvola rossa is back in quella dell'Andalusia a Eres della Frontera.
una vittoria che lo riporta comunque anche in quinta posizione a pari merito con Yuan Mir a quota 56 punti a meno 33 dalla campione del mondo, da colui che è anche in testa in questo momento dopo 6 gran premi al mondiale. Quindi una rimonta partita quasi dal nulla, però dopo il successo una settimana fa per il pilota francese, il secondo posto a Mandalika, un altro piazzamento importante per difendere il trono, per difendere il titolo mondiale conquistato lo scorso anno alla guida della M1. Andiamo con il resoconto da Eres della frontera, primo posto per Pecco Bagnaia, secondo posto per Fabio Quartararo, un duello davvero emozionante tra i due piloti, vinto però dalla pilota azzurro, vinto dalla decimo 16 della Ducati in quel del Gran Premio di Spagna. Terzo posto in graduatoria per invece Aleix Espargaró, un altro piazzamento per l'Aprilia, per la casa costruttrice di Noale. Quarto posto per Marc Márquez, un gran premio in salita con l'errore, però bravo a recuperare immediatamente, a sorpassare nell'ultimo giro Jack Miller, che chiude appunto in quinta piazza. Sesto posto per Yoann Mir, settimo posto per Nakagami, ottavo posto per Bastianini, nono posto per Bezzecchi, decimo posto per Brent Binder, undicesimo invece per Paul Espargaró, dodicesimo per Oliveira, tredicesimo per Alex Márquez, quattordicesimo per Vignales, quindicesimo per Morbidelli. Domenica, gran premio, ennesima prova della moto mondiale, deludente per l'altra Yamaha ufficiale. Sedicesimo posto per Marini, diciassettesimo per Dovizioso, diciottesimo per Di Gian Antonio, diciannovesimo per Rins, ventesimo per Savadori, ventunesimo invece per Martin, ventunesimo posto per Jorge Martin. Si ritirano a causa delle cadute, purtroppo Joan Zarco, si ritira anche Derail Binder e Stefan Bradl. Tornando al duello che ha caratterizzato questa sesta prova della moto mondiale, un duello davvero pazzesco fin dalla partenza, con Pecco Bagnaia che resiste alla carica, alla pressione di Fabio Quartararo e alla fine trionfa in quel di Jerez de la Frontera. Pole position, giro veloce, vittoria, una domenica finalmente da incorniciare per la Ducati dopo tante, troppe delusioni in questo avvio di stagione. Finalmente, finalmente Pecco Bagnaia is back. Pecco Bagnaia vince a Jerez de la Frontera. Grazie per attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.